Noi vogliamo portare cultura ad Arezzo, non siamo né in un bunker né in una città assediata, siamo qui per fare cultura e per presentare un libro. Quello che noi come Associazione Cultura Nazionale ci siamo prefissati e stiamo riuscendo a fare. In una casa dell'energia blindata da forze dell'ordine e sicurezza privata, per il timore di contestazioni che poi non ci sono state, l'Associazione Cultura Nazionale ha portato ad Arezzo il generale Roberto Vannacci con il suo Mondo al Contrario. Stupito no, perché sicuramente sono tutte misure che sono state prese consapevolmente. È chiaro che in un paese libero e democratico come l'Italia stupisce un po' perché che per presentare un libro ci sia bisogno di uno spiegamento di forze dell'ordine di questo tipo. L'articolo 21 della Costituzione ci permette di esprimerci liberamente senza censure. Quindi oggi è giusto che ognuno esprima la propria idea, ovviamente con un contraddittorio creato in maniera corretta, senza nessun tipo di disturbo l'uno dell'altro, ovviamente con la presenza delle autorità, perché è giusto che assicurino un luogo che possa essere congeniale a tutti. Un volume accusato di affermazioni sessiste, omofobe e in piena violazione della nostra Costituzione. Accuse che l'autore e tutti coloro che hanno voluto questo evento ad Arezzo rimandano al mittente. I gay non sono normali, le persone di colore non hanno i tratti somatici degli italiani, la dittatura delle minoranze, eccetera. Ecco, il libro è solo questo, oppure c'è molto altro e comunque esplicato quello che è. Ma guardi, il libro parla dei paradossi della vita moderna, qualsiasi essi siano, quindi a partire da una prospettiva riguardo l'energia, da una prospettiva riguardo l'ecologia, sino a quelle che fondamentalmente vengono inglobate da quella che si chiama la woke culture o la cancel culture, quindi quest'idea che dobbiamo svestirci del nostro patrimonio culturale, delle nostre tradizioni, delle radici, del suolo. Non c'è più nulla che sia scritto nella pietra, tutto può essere contestato, qualsiasi cosa, tutto è soggettivo, tutto diventa relativo. E quindi non è più vero che siamo stati sulla Luna, è stata tutta una messa in scena, ma chi l'ha detto che la Terra è rotonda? Ci sono anche, perché non credere che sia piatta? Ma perché non pensiamo che invece di essere uomini possiamo essere donne? Ma chi se ne frega se abbiamo dei genitali? Tutto sommato posso chiamarmi donna anche se ho dei genitali maschili e viceversa, no? Quindi tutto diventa assolutamente relativo. E anche la semantica è passata in secondo piano, perché l'offesa è chiaramente individuata dalla legislazione nazionale. Se io dico a una persona che non è normale, non la sto offendendo. Anche perché se voi in quella frase togliete la parola omosessuale e la sostituite con una qualsiasi altra parola a vostra scelta, nessuno si sentirà offeso.